non poteva mancare uno spazio dedicato alla tradizione gastronomica di questa zona della Calabria. È un piacere farlo insieme allo chef Vincenzo Loiacono dell'hotel ristorante Villa Garden a pochi passi da Tropea, che ci ha preparato dei piatti valorizzando soprattutto i prodotti del territorio. Vincenzo, che cosa hai pensato di proporci oggi? Allora, oggi come primo piatto abbiamo preparato una focaccia nero di seppia con cipolla rossa di Tropea. Una curiosità sulla cipolla di Tropea. In realtà questa cipolla viene coltivata prevalentemente tra Briatico e Capo Vaticano. Il suo nome deriva dallo scalo ferroviario da cui veniva esportata in tutto il mondo, appunto dallo scalo di Tropea. Un piatto creato da me, viene utilizzato il nero di seppia e questo lo viene utilizzato nella fase dell'impasto. Viene applicato il metodo della panificazione, il metodo dell'autolisi nella lievitazione, in quanto viene creato un impasto grezzo, poi lasciato in frigo e maturare. Poi una seconda lievitazione avviene in teglia. Un ingrediente che, come ti spiegavo durante la preparazione, secondo me è fondamentale, il sale grosso, che serve a contrastare la delicatezza del piatto. E poi termina la sua cottura al forno. Vincenzo, hai preparato altri due piatti dove i protagonisti sono i pesci, pescato locale. Ora andiamo a vedere dove siamo andati a scegliere il pesce di grandissima eccellenza del mare calabro. Sono all'asta del pesce di Vibo Marina. Vincenzo, raccontaci velocemente che cosa succede qui. Qui, diciamo, inizia la nostra giornata di lavoro. Prima di arrivare al ristorante, giornalmente veniamo qua, scegliamo la materia prima, scegliamo il pesce fresco, lo mettiamo all'asta, bandiamo al prezzo migliore, ad una qualità sicuramente competitiva, e poi lo porteremo al ristorante dove lo lavoreremo e lo serviremo ai nostri clienti. Com'è andata quest'asta? Penso bene? Sì, oggi è andata bene, abbiamo preso il gambero rosso, eccolo qua. Questi sono degli scampi, è un prodotto locale. Poi abbiamo preso un pesce castagna, il merluzzo, il prerotto veramente fresco e chilometro zero. Vincenzo, qui abbiamo un primo piatto, sempre molto creativo, e un piatto dove il pesce è protagonista. Assolutamente sì. Nell'impasto del cannellone abbiamo utilizzato la liquirizia, che viene coltivata appunto in Calabria. Mentre nel ripieno abbiamo utilizzato la rana pescatrice, vongole e crema di ricotta. Alla base del piatto c'è una mousse di zucchine e porro che serve a contrasto del piatto. Vincenzo, qui abbiamo un altro protagonista del mare proprio davanti a Tropea, il gambero rosso. Il gambero rosso è proprio un prodotto nostro, la zona di pesca è proprio di fronte alla città di Tropea. E questo è il gambero rosso che abbiamo trovato ieri in pescheria. L'abbiamo infatti poi lavorato direttamente ieri sera, messo in abbattitore. In modo da lavorarlo in sicurezza, e quindi stamattina poi lo abbiamo poi messo a lavorare a preparare la tartare di gambero rosso. È un piatto che dove non poteva mancare la regina di Tropea, la cipolla rossa. Qui abbiamo una giuliana di cipolla caramellata e in abbinamento a un gel di passion fruit e miele di acacia. E a fianco un bocconcino fior di latte che dà lo sfondo e il contrasto al piatto. Vincenzo, grazie di essere stato con noi e di averci spiegato in modo così esaustivo tutto il potenziale del prodotto locale di Tropea abbinato alla tua grandissima creatività, quindi complimenti.